Negli occhi della gente si vede quello che vedranno, non quello che hanno visto. Così diceva, quello che vedranno. Non sono parole mie, ma di Alessandro Baricco nel suo monologo teatrale Novecento. Il senso è semplice. Nonostante gli occhi siano il filtro tra presente e percezione, e pur essendo la porta d'ingresso di gran parte delle nostre esperienze, nei loro riflessi vediamo più una previsione del futuro che un ricordo del passato, o meglio, l'approccio che inconsciamente scegliamo per affrontarlo. Quando ho saputo che il prossimo disco di Lele Blade si sarebbe chiamato Con i miei occhi, ho pensato fosse una scelta azzeccata. Non si tratta solo di un naturale proseguimento di ambizione, un progetto che effettivamente ha centrato l'obiettivo di posizionare Lele Blade nel mercato rap italiano, oltre i confini napoletani e campani, ma di un percorso che guarda avanti. La freccia, scoccata nel 2021, ha raggiunto il suo bersaglio e con la versione deluxe dell'anno successivo ha consolidato quella traiettoria. Nel frattempo, il rap italiano è cambiato e Lele non è stato fermo con SLF, in equilibrio, come sempre, tra quei due poli che mi sembra abbiano guidato la sua carriera finora. Un equilibrio che ritengo ben riuscito, fatto di due poli distinti. Da un lato, la tecnica pura che lo rende uno dei rapper più dotati della scena, non solo partenopea, ma di tutta Italia. Sentite cosa ha detto a proposito Geolier. Ma per me Lele, che quando rappa, io mi spavento. Riguarda lei come si è forte. È incredibile. E a me è ancora più incredibile. Le persone non... Se nominano la classifica dei migliori rapper italiani, non mettono Lele. Alcuni, non lo mettono. Per me Lele è uno dei primi 4-5. Sta sulla, cioè, sta sull'apice. Geolier ha ragione. Spesso Lele Blade non viene citato tra i nomi più rilevanti della scena italiana, forse anche per la sua seconda anima musicale, quella melodica ispirata alle sonorità latine, che ha segnato parte della sua produzione recente. Una predisposizione che si è rafforzata col tempo, ampliando le sue capacità artistiche, ma creando anche il tipico dilemma degli artisti poliedrici, costretti a soddisfare diverse fasce di pubblico. Questa dualità emerge chiaramente nel titolo, nel concept e nella cover del disco. I due occhi di Lele Blade, quei filtri di cui parlavamo, racchiudono le sue due anime. Il rap puro e brani più introspettivi. Nella cover vediamo inizialmente un occhio reale, che suggerisce una dimensione più emotiva, ma osservando meglio appare anche l'altro occhio, tatuato e indelebile, simbolo forse delle rime che danno struttura al progetto. Il suo passato è passato per l'appunto attraverso i suoi occhi. Poi in questo disco in particolare comunque ho attraversato un periodo turbolento e non mi dilungo, quindi era giusto per me esprimerlo. Ma in realtà questo è un disco più libero rispetto a Ambizione, un progetto che permette a Lele Blade di esplorare le sue ispirazioni senza vincoli. Insomma, io mi soffermo a guardare soprattutto le cose che mi ispirano. Un progetto che sembra ritrarre Lele Blade in alto, nascosto da tutto e tutti, che guarda una Napoli notturna mentre lui racconta quello che sente. Il significato italiano del brano di apertura, che sembra settare il mood del disco, e tira la volata a Hits, il brano con Geolier, una certezza in un brano più aperto ma riuscito tra questi due artisti che condividono una grande stima, come abbiamo visto. E così, per bilanciare rispetto a quell'anima, il disco procede a chiudere un occhio alla volta, per testare l'equilibrio in un botta risposta tra queste due anime, e così arrivano Bad Mood con Simbalaru e TikTok con Nicki Savage, intervallate nuovamente da My Q, una delle anime introspettive dentro il progetto. Per tirare la volata, poi, sulla title track Con i miei occhi, uno dei brani più belli della carriera di Lele Blade finora, uno storytelling su un piano che sembra racchiudere appieno l'intero progetto, un bignami di tutta la direzione scelta. E così con la stessa formula fino alla chiusura, passando da Southside con un'altra grande strofa di Kid Yugi e Nume Kiamà con Vale Lambo. Forse è sbagliato pensare di voler racchiudere in un video tutto questo disco di Lele Blade, perché ogni brano sembra un fatto a sé, un capitolo di un racconto che conduce nel progetto, in equilibrio tra quei due spunti principali di cui parlavamo, ma il disco si riserva comunque alcuni momenti da fuochi d'artificio a prescindere da questi due spunti, che vanno sottolineati come Visionario con Gue, con una città forse nel titolo e nella prima barra a fuori orario dello stesso rapper milanese, e Jet Privato, l'ultimo singolo estratto dal disco con delle intuizioni molto interessanti e un look eccezionale come al solito nel racconto emotivo. Quindi com'è Con i miei occhi il nuovo disco di Lele Blade? Gli occhi di Lele Blade hanno visto questo, ma ciò che importa assieme a capire e ascoltare questo disco è capire quello che vedranno.